Vigilia di Natale, quello è il menù. Spaghetti alle vongole. Involtini di pesce spada. Vigilia di Natale, su molte tavole si farà un menù a base di pesce. Carpaccio di tonno. Cozze e insalate di mare. Pesce più venduto a Modena in questi giorni. Come tutti gli anni, il polipo per fare delle insalate, calamari per fare sempre, il polipo per fare con le patate, poi vongole per fare i primi e un po' i pesci da zuppa. Ma qual era la tradizione? Scopriamolo insieme in questo video. Nell'Italia interna e lontana dal mare era una cucina povera, fatta soprattutto col pesce d'acqua dolce, spiega Danilo Bertani, pescatore ecologista e divulgatore delle tradizioni contadine. Prevalentemente i pesci sono tre. L'anguilla, che veniva fritta, piegata e forata con un ferro, per questa ragione si chiama stortina, perché praticamente friggeva storta. Stessa cosa succede con le alborelle, venivano fritte e poi dopo quello che rimaneva si metteva nell'aceto e lo si mangiava, e questi venivano chiamati pasputanei, pesci piccolini. Un altro pesce che veniva mangiato, ma questo veniva mangiato magari tutto l'anno, è la saraca, Cheppia, che in primavera risaliva i nostri fiumi. Pesci oggi scomparsi dai fiumi a causa dell'inquinamento. Nelle nostre parti non c'è più niente, non c'è rimasto più niente di queste cose. Né le anguille, né le saracche, né le alborelle. Né le carpe. Anche le carpe erano mangiare, tradizione.